Il tè delle 5 o tè del pomeriggio è una tradizione inglese conosciuta in tutto il mondo. È in uso ancora oggi, anche se in una versione più rilassata rispetto all'epoca vittoriana. È proprio in quest'epoca che la borghesia fece diventare l'appuntamento del tè una vera istituzione, che seguiva schemi ben precisi e che ogni ragazza per bene doveva conoscere. Un passo falso davanti agli ospiti e le male lingue avrebbero potuto mettere fine alla tua vita sociale. Se il tè informale tra amiche doveva essere ben organizzato, ad un evento importante con molti invitati dovevi davvero essere impeccabile, specialmente se eri la padrona di casa. Le persone importanti tenevano d'occhio tutto e tutti, e anche se non fossero state presenti al vostro tè, avrebbero scoperto comunque ogni dettaglio, sia positivo che negativo. Un ricevimento ben riuscito per una ragazza poteva significare l'apice del suo successo durante la stagione. Ma se qualcosa non avesse funzionato, sarebbe stato il suo più grande fallimento. Una buona padrona di casa doveva stare attenta a un'infinità di dettagli. La combinazione degli invitati, la disponibilità dei posti a sedere, il servizio utilizzato, la disposizione del cibo, il tipo di tavolo utilizzato e la sua posizione nella stanza. E poi tutto doveva essere abbinato, i fiori con le tazze, con l'arredo della stanza, a volte anche con il vestito della padrona di casa. Tutta questa attenzione era dovuta fondamentalmente al fatto che non avessero una cippa da fare. Non dovevano preoccuparsi di lavorare o di crescere i figli, e quindi ogni piccola cosa diventava importante e faceva parlare. Ma da dove è iniziato tutto? Le origini del tè delle 5. Il tè del pomeriggio era un'abitudine già diffusa nel XVIII secolo e forse anche nel XVII, ma è verso il 1840 che una donna, senza volerlo, la rese un'istituzione nazionale. Dobbiamo tutto ai languorini della duchessa di Bedford, Anna Russell, amica e dama di corte della regina Vittoria. A quei tempi a corte l'etichetta imponeva un lungo intervallo tra pranzo e cena, che veniva servita alle 20. Verso metà pomeriggio lo stomaco della duchessa iniziava a brontolare e prese quindi l'abitudine di farsi servire una merenda con tè, pane, burro e dolci. Mentre passava l'estate nella sua residenza di Woburn Abbey, la nobildonna cominciò a invitare i suoi amici a prendere il tè insieme. Tutti gradirono molto l'idea, tanto che quando la duchessa tornò a Londra per l'inverno, gli appuntamenti per il tè proseguirono e si diffusero in tutta l'alta società della capitale inglese. Quando anche la regina Vittoria cominciò a organizzare degli afternoon tea, prendere il tè si trasformò in un evento galante, al quale ci si doveva presentare con un abbigliamento apposito. Veniva chiamato tè del pomeriggio o tè delle 5, ma veniva servito tra le 15:30 e le 17. Bastava che fosse lontano dal pranzo e dalla cena. Era diventato un evento mondano per socializzare, fare conversazione, scambiarsi le ultime notizie e divertirsi con qualche gioco. A volte si ampliava a centinaia di invitati, diventando un vero e proprio ricevimento. Anche tra le classi inferiori divenne popolare il tea time, anche se in una versione meno di lusso. Operai e commercianti non avevano il pomeriggio libero, tornavano a casa soltanto alla sera dopo il lavoro e non potevano neanche permettersi un pasto extra. Quindi la classe lavoratrice ideò una sua versione del tè del pomeriggio, che veniva consumato più tardi e che in pratica sostituiva la cena. Il menù doveva essere più sostanzioso, quindi non prevedeva soltanto i dolci, ma anche la verdura e, se si poteva, la carne. L'afternoon tea dei proletari era chiamato high tea, il tè alto, in contrapposizione a quello dei ricchi, che invece era chiamato low tea, tè basso. Alto e basso si riferivano al tavolo che veniva usato. Le persone comuni mangiavano seduti a un tavolo alto con le gambe lunghe, mentre i benestanti sedevano sui divani e usavano di solito i tavolini che hanno le gambe corte. In seguito l'alta società sviluppò un proprio genere di high tea, che comprendeva vivande molto costose ed esclusive come cacciagione e salmone. Gli inviti. Non era richiesto un invito formale per un tè pomeridiano. Potevi mandare una lettera o scrivere l'ora e la data del tè sul retro del tuo biglietto da visita e lasciarlo durante una visita ai tuoi amici.
Gli inviti informali come quelli per il tè non richiedevano risposta, ma anche se alcuni non sarebbero venuti, naturalmente la signora doveva tenersi pronta a ricevere tutti gli ospiti che aveva invitato. Prima di fare gli inviti, la padrona di casa si sarebbe assicurata che ci fossero posti a sedere per tutti e che ci fosse abbastanza spazio per fare stare tutti comodi. Anche se era un appuntamento di moda tra le donne, anche i gentiluomini a volte vi partecipavano. Era importante poi assicurarsi che il clima fosse piacevole e quindi evitare di invitare persone che potevano avere questioni irrisolte tra loro, a meno che non si volesse assistere a uno spettacolo drammatico. Il Galateo. Seguire le regole del Galateo era essenziale. La padrona di casa accoglieva gli ospiti alla porta, stringeva la mano ad ogni ospite e si scambiava i saluti. Se il tè veniva offerto in onore di qualcuno, l'ospite d'onore doveva stare con la padrona, in modo che lei potesse presentarlo a tutti gli altri invitati. Ed era sempre lei che doveva assicurarsi che gli ospiti fossero tutti a proprio agio e che le bevande e il cibo fossero rimpinguati secondo necessità. Se gli ospiti erano pochi, la padrona di casa camminava per la stanza per parlare con loro. Se invece erano in tanti, doveva stare vicino alla porta e avere l'aiuto di altre signore, che dovevano intrattenere gli ospiti, chiedere loro di prendere un rinfresco e fare le presentazioni quando fosse necessario. Per non risultare scortese, l'etichetta prevedeva che l'ospite dovesse rimanere almeno mezz'ora. La padrona di casa era solitamente assistita da uno o due domestici. Erano responsabili di ripulire tazze e piatti sporchi e mantenere la tavola fresca e pulita. Solitamente però era la padrona di casa a servire il tè o la cioccolata. E se fosse stata momentaneamente occupata, ma come si doveva bere il tè in epoca vittoriana? Quando si prendeva il tè da seduti, il piattino doveva essere sempre appoggiato sul tavolo o sulle ginocchia e la tazza avvicinata alla bocca per bere ad ogni sorsata. E dopo ogni sorso la tazza andava riappoggiata sul piattino. Mai stringere con tutte le dita il manico della tazza o infilarle nel manico, né prendere la tazza da sotto con il palmo della mano e non farla ondeggiare. La tazza da tè andava tenuta usando il pollice e le prime una o due dita. Il mignolo può essere tenuto leggermente scostato e sollevato, senza esagerare. Quando si mescolava, il cucchiaino non doveva sbattere contro la tazza. Il tè andava girato non con movimenti circolari, ma con spostamenti verticali perpendicolari a chi beveva. Il cucchiaino, dopo l'uso, andava sistemato sul bordo del piatto, dietro alla tazza da tè e a destra del manico. O si poteva chiedere a un domestico di portarlo via. Mai bere il tè con il cucchiaino nella tazza. Il tè in epoca vittoriana viene sempre servito con il latte, ad eccezione del Darjeeling indiano, che si gusta naturale o con l'aggiunta di una sottile fetta di limone, ma mai spremere lo spicchio di limone direttamente nella tazza. Il latte va aggiunto dopo il tè, in modo da poter giudicare quanto usarne in base al cambiamento di colore. E mai riempire la tazza fino al bordo, era considerato una cafonata. Una lady ben educata riempiva mezza tazza con il tè, al quale aggiungeva poche gocce di latte e quel tanto che bastava per velarlo e renderlo perlaceo. Quando bevevi dovevi guardare nella tua tazza e mai sopra, e non sorseggiare mai il tè dal cucchiaino, e non soffiare sul tè se era troppo caldo. Naturalmente c'era un'etichetta anche per mangiare. Dovevi prendere piccoli morsi, perché il tè era un'occasione sociale e dovevi partecipare alla conversazione senza avere sempre la bocca piena. Dovevi masticare e deglutire completamente prima di bere un sorso di tè, perché lo scopo del tè non è quello di mandare giù il cibo. Dovevi aprire il tovagliolo e metterlo in grembo. Se ti alzavi, il tovagliolo andava messo sulla sedia. Non ti dovevi mai pulire o asciugare il viso col tovagliolo, in particolare se portavi il rossetto, perché non stava bene macchiare il tovagliolo. Si usavano spesso le dita, ma alcuni cibi richiedevano le posate, come gli scones, che come altre pietanze avevano delle loro regole precise su come essere mangiate. Li si divideva con un coltello. Una volta che il coltello era stato utilizzato, lo si posizionava su un poggiacoltelli o sul lato del piatto. Gli scones normalmente sono serviti con marmellata o cagliata e panna rappresa. Si usava il cucchiaio da portata per mettere la guarnizione sul piatto e con un cucchiaio diverso si spalmava la marmellata. Allestimento. Il servizio da tè che
veniva utilizzato era un metro per giudicare la padrona di casa. Per il tè non si utilizzavano tazze qualunque, esistevano tazze per ogni tipo di occasione della giornata, tazze da tè pomeridiano e tazze da tè serale, tazze per la colazione, tazze per il caffè a colazione e per il caffè dopo cena. Una buona padrona di casa doveva conoscere le tazze corrette da utilizzare e sceglierle anche in base al numero degli ospiti. Se ne fosse mancata anche una soltanto, prenderla da un altro servizio sarebbe stato un pessimo comportamento e la padrona di casa sarebbe stata considerata inadatta alle occasioni sociali. Gli inviti andavano fatti proprio in base al numero di tazze di cui si disponeva. Una buona padrona di casa non avrebbe mai commesso l'errore di eccedere nel numero di invitati. Anzi, era meglio invitarne qualcuno in meno, così in caso di un inconveniente improvviso, ad esempio una tazza che cadeva a terra, ne avrebbe avuto una corretta di riserva. Con tanti ospiti però si potevano utilizzare più servizi, così che la padrona di casa potesse mettere in mostra più set di porcellane. Il tavolo da tè andava posizionato abbastanza vicino al camino da potersi riscaldare in inverno, ma non troppo vicino per non patire il caldo, ma anche perché gli ingombranti vestiti non prendessero fuoco. Il tavolo doveva essere ampio perché i freschi andavano disposti in modo da essere agevoli per tutti. Non ci si poteva alzare per servirsi o per consumare, si doveva stare al proprio posto e i domestici servivano solo le bevande durante i tè e a volte nemmeno quelle. Ogni tipo di pietanza andava riproposta in modo che tutti gli ospiti potessero arrivarci con facilità. Quindi sul tavolo andava disposta più di una torta e più di un set di marmellate. Ogni cosa doveva essere facilmente accessibile a tutti, stando al proprio posto. Gli ospiti non dovevano essere ostacolati nei propri movimenti o poter ostacolare la conversazione di altri. Anche se a volte alcune signore un po' cattivelle lo facevano apposta, per ripicca contro altre. Sul tavolo, specialmente in inverno, quando il sole tramonta prima, andavano posti anche i candelabri. Oltre a una composizione floreale che doveva essere in tema con la stanza e i suoi colori e anche con i piattini, le tazze, i cucchiaini e quant'altro. I periodici suggerivano anche di interporre tra il tavolo e la tovaglia un grosso pezzo di flanella per aggiungere volume e ottenere il miglior effetto drappeggio. Era un trucco consigliato quando si utilizzavano tovaglie più economiche per farle apparire più costose. Il rinfresco. Il numero e la varietà dei rinfreschi cambiava a seconda dell'importanza dell'evento. Non c'è un vero e proprio menù codificato per l'afternoon tea, che può prevedere sandwich con diversi tipi di ripieno, vari dolci e torte. Le pietanze del tè pomeridiano dovevano essere delicate e facili da maneggiare con le dita. Ci doveva essere il giusto equilibrio tra portate salate e dolci. Più varietà c'era a disposizione e più la padrona di casa veniva considerata non solo benestante, ma anche capace e attenta a soddisfare gli ospiti. Il minimo indispensabile era pane coperto da burro d'arachidi o altre salse, marmellata, crema pasticcera e tutto accompagnato dalla frutta. Le marmellate da mettere a disposizione degli ospiti dovevano essere di tante varietà. Le più in voga erano arance, pesche, albicocche, ciliegie e fragole. I biscotti potevano essere al burro o secchi. Potevano esserci anche canditi, noccioline e prosciutto e formaggio solo nelle case più benestanti. Una versione molto famosa del tè pomeridiano è il cosiddetto cream tea, durante il quale vengono serviti gli scones, dei dolci tipici britannici, piccoli panini al latte che venivano serviti tiepidi, accompagnati dalla clotted cream, una crema preparata con la panna e cucinata a vapore o a bagnomaria, e marmellata. Erano considerati più sofisticati dei British muffins, che invece di essere preparati come gli scones con il fior di farina, che era costoso, venivano preparati dalla classe operaia e dalla servitù con pane raffermo e avanzi di biscotti e patate. C'erano anche gli shortbread, biscotti ricchi di burro e vaniglia. Nati nel Medioevo in Scozia, erano una leccornia riservata solo alle feste, come alle nascite, ai matrimoni e al Capodanno. Questa specialità regionale si diffonde in tutta l'Inghilterra soltanto nel periodo vittoriano. Quando la regina e il principe Alberto acquistano un castello in Scozia, si innamorano di questi biscotti e portano a Londra l'usanza di mangiarli quotidianamente. Andava di moda il lemon curd, una conserva ricca e morbida a base di limone, zucchero, burro e uova. Il limone era un prodotto d'élite che poteva permettersi solo chi disponeva di una limonaia, una garden house o una serra.
Ed è per questo motivo che la limonata e ogni prodotto a base di limone divenne di gran moda tra le signore dell'alta società. Al tè delle 5 si potevano gustare anche i sandwich con crescione, originali dal light tea delle classi medie e operaie. Gli operai erano soliti accompagnare il tè con due fette di pane nero spalmate di burro, con qualche foglia di crescione, un'erba piccantina che poteva essere acquistata per pochi centesimi dai venditori ambulanti per le strade di Londra. Le classi sociali più elevate acquisirono questa usanza, aggiungendo però una farcitura di salmone affumicato o tacchino, gamberetti, formaggio cheddar, cetrioli freschi. La torta era il pezzo da 90 del ricevimento. Tra le più apprezzate la pound cake, le crostate e le torte lievitate, come la sponge, simile al nostro pan di Spagna, e i plum cake. Al posto della torta potevano esserci bignè, che venivano farciti con crema pasticcera o gelato e ricoperti di cioccolato. Le signore molto benestanti potevano permettersi anche di servire i bonbons, i pasticcini dei prestigiosi negozi di Londra. Venivano finemente decorati e confezionati in modo artistico con incarti unici e personalizzati, che rendevano subito chiaro da dove provenissero. Il tè, il tipo di tè più appropriato per il consumo pomeridiano in un low tea, era il Darjeeling, che proveniva dall'India. Per preservarne la fragranza esotica andava gustato al naturale o con succo di limone, mai con il latte. Quando gli ospiti non erano molti, ma poche amiche, una teiera era sufficiente, ma quando c'erano tanti invitati era impossibile utilizzare soltanto una teiera. Gli ospiti non potevano essere serviti a distanza di tempo, ma dovevano essere serviti quasi contemporaneamente, altrimenti chi riceveva il tè prima doveva aspettare chi l'avrebbe ricevuto dopo per poterlo bere tutti insieme, risultando che alcuni avrebbero bevuto un tè freddo e la padrona avrebbe fatto una pessima figura. Ci mancherebbe. Allora come fare? Utilizzavano un'urna da cui spillare il tè. L'urna era di ceramica o porcellana e finemente decorata. L'acqua veniva prima fatta bollire in cucina in grossi pentoloni, poi travasata nell'urna. Questa veniva posta sulla tavola e sotto di essa veniva acceso un piccolo fuoco per mantenere l'acqua sempre calda. L'acqua veniva poi direttamente spillata dall'urna nelle tazze. La cioccolata calda. Era abitudine d'inverno servire anche la cioccolata calda. E si utilizzava anche qui l'urna. Le tazze per la cioccolata erano molto simili a quelle per il tè. Si differenziavano per qualche piccolo dettaglio. Accanto all'urna si lasciava una terrina con crema o panna, così che i domestici potevano mettere la panna sopra la cioccolata prima di servirla agli ospiti, e se non c'erano domestici si faceva da soli. Il caffè frappè. Poteva essere servito anche il caffè frappè in una lunga tazza di vetro riempita a due terzi con il caffè, e poi lo si copriva di panna dalla consistenza solida. Poteva essere spolverato con cannella o cacao amaro in polvere. D'estate non doveva mancare la limonata fresca, mentre gli alcolici erano banditi. Attività. Ad un tea party, oltre a mangiare e bere, di solito c'era anche un ballo o un gioco. Ad esempio, se gli ospiti non erano molti, la padrona di casa poteva far disegnare le caricature ad ognuno degli altri ospiti presenti. Veniva dato un piccolo premio a chi faceva i ritratti migliori e invece una gomma a chi faceva quelli peggiori. Come vestirsi? Quando partecipavano a un tè pomeridiano informale, le signore indossavano un abito da pomeriggio, che poteva avere diversi stili, ma che di solito per il tè aveva un collo abbastanza alto e chiuso alla gola. Le donne che partecipavano a un tè informale dovevano sempre togliersi il cappello. Quanto ai guanti, potevano anche toglierseli o tenerli. Dopo la metà dell'Ottocento compare nel guardaroba femminile il tea gown, un apposito abito per i tè informali. Era un abito più comodo rispetto a quelli utilizzati durante il resto della giornata e la signora poteva indossarlo da mezzogiorno fino a sera, solo ed esclusivamente fra le mura domestiche, e ricevere gli ospiti per il tè con addosso il tea gown. L'abito da tè poteva essere indossato senza corsetto, ma di solito era accompagnato da una struttura meno costrittiva. I primi abiti da tè sono ispirati dalla moda orientale e in particolare dal kimono giapponese. L'abito da tè poteva essere anche molto elegante, ma spesso erano stravaganti. L'abito da tè può essere considerato una conquista per le donne, che si riappropriano della propria comodità, anche se solo tra le proprie mura domestiche.
Alcune signore adattavano il proprio abbigliamento allo stile della stanza dove si riceveva. L'abito da tè permetteva alle donne una notevole espressione di sé e dei propri gusti, perché poteva essere in una grande varietà di linee, tessuti e stili. L'abito da tè assume subito diverse valenze. La padrona di casa che indossa l'abito da tè sembra essere più intima e libera con gli ospiti, sia per la diversità degli stili di questo abbigliamento, ma anche proprio per la comodità e la libertà di movimento che dà quest'abito. Ma il tea gown assume anche una connotazione erotica, in quanto è molto più facile da mettere e togliere rispetto agli altri abiti che venivano utilizzati. Infatti, per essere indossato e tolto non c'è bisogno di una cameriera. Per questo gli uomini più conservatori facevano fatica ad accettare delle donne in casa con questo abbigliamento, perché lo consideravano scandaloso. Gli effetti dannosi dei tea party. Il tea party crebbe così tanto in popolarità che alcune signore partecipavano anche a 9 tè in un solo pomeriggio. Iniziarono così a diffondersi voci, anche sui giornali, degli effetti terribili del bere troppo tè. Si credeva producesse prostrazione nervosa, insonnia e la miseria senza nome delle donne agitate. Il tè contro il colera. Verso il 1830 il colera iniziò a diffondersi nelle città, portato dai marinai provenienti dai viaggi in India. Verso il 1850 bere tè divenne la soluzione per prevenire il contagio, grazie al processo di bollitura dell'acqua. Il tè al posto della birra. Un tempo i poveri bevevano gli alcolici, soprattutto la birra, non soltanto per ubriacarsi e dimenticare i propri problemi, ma anche perché era una fonte di calorie. Durante l'epoca vittoriana, però, l'urbanizzazione rende i prodotti agricoli meno accessibili ai poveri. La birra comincia quindi a essere molte volte sostituita dal tè. Benché il tè abbia poche sostanze nutritive, veniva aggiunto lo zucchero e il latte, apportando così le calorie precedentemente ricercate nella birra. Bere birra nelle fabbriche era molto comune, ma era un problema nei settori dove erano richieste precise capacità motorie e dunque un operaio ubriaco non avrebbe potuto svolgerle bene. Il tè zuccherato risolse il problema. Gli operai riuscivano ad avere un apporto di calorie e allo stesso tempo aumentavano la loro concentrazione grazie alle proprietà stimolanti del tè. Inoltre, visto che al tempo non c'erano abbastanza coltivazioni per soddisfare la richiesta di birra, il tè fu la soluzione perfetta. La scelta del tè al posto della birra non ebbe benefici solo sulla salute degli operai, ma anche su quella delle donne incinte e dei figli che allattavano. Al tempo non si conoscevano gli effetti degli alcolici sul neonato e quindi era normale che le donne incinte bevessero o anche quelle che allattavano. Ricordatevi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e se volete dire la vostra sugli argomenti dei prossimi video farò qualche sondaggio su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Mi trovate sempre con il nome Vivi Everyday e comunque lascio il link in descrizione. Ciao!